Radio Tuscia Events. Benvenuti al TG degli eventi di Radio Tuscia Events, edizione 21 marzo. Il sole sorge alle ore 6:14, tramonta alle ore 18:22. La durata del giorno è 12 ore e 8 minuti. La luna sorge alle 1:46 e tramonta alle ore 11:42. Alle ore 10 a Palazzo Simoncelli ad Orvieto, giornata mondiale della poesia. Corso di educazione all'ascolto musicale, suggestioni chopiniane, ovvero la poesia in musica, preludi, opera 28, ingresso libero. Alle ore 16:30 nella sala Murialdo in via Caduti del Nono Stormo a Viterbo, a cura dell'Università dell'Età Libera e dell'Lions Club, cambiamenti climatici e impatto sulle foreste e sul cibo. Il professor Vincenzo Ferrara tiene questa conferenza, ingresso libero. Alle ore 21 al Cinema Lux a Viterbo, Figli della Libertà. Niente compiti, niente voti, niente premi e punizioni, nessun banco, nessun autoritarismo. Si può diventare grandi così senza cadere in conflitto con il mondo reale? L'appuntamento è alle ore 21 al Cinema Lux. Passiamo al meteo, generali condizioni di nuvolosità compatta, temperature comprese tra 10 e 17 gradi. Entrando nel dettaglio, avremo cielo in prevalenza coperto al mattino e al pomeriggio, qualche nube sparsa alla sera. Per questa edizione è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima. Stai ascoltando Radio Tuscia Events. Ascolta Radio Tuscia Events, scarica l'app e seguici in ogni momento della tua giornata. You get to hear me now. Get you.
Oggi all'intervista di Radio Tuscia Events c'è una persona molto particolare, un filosofo, Luciano Dottarelli. Ben arrivato, Luciano. Grazie. Luciano, ho visto che avete dato vita a un'iniziativa molto particolare, che è quella del caffè filosofico. Parlaci di questa interessante novità. Sì, volentieri. Il caffè filosofico è ormai una delle pratiche filosofiche più diffuse, che sta prendendo molto piede, ormai ha preso anche molto piede anche in Italia. Quando parliamo di pratiche filosofiche ci riferiamo a tutte quelle attività che ritornano al significato originario della filosofia, per cui la filosofia non era soltanto uno studio specialistico con un linguaggio complesso che si insegna nelle università per poi insegnarlo nelle scuole. La filosofia era una dimensione spirituale alla quale tutti potevano accedere indipendentemente dalla loro formazione, dal loro lavoro, e una dimensione spirituale nella quale gli uomini si prendono cura di se stessi, della propria esistenza, e cercano di migliorare. Ecco, le pratiche filosofiche come il caffè filò, la consulenza filosofica, la filosofia con i bambini, tante altre modalità di intendere la filosofia come questa modalità di vivere in modo diverso. Caffè filosofico è una di queste. E come nasce a Bolsena? C'è da dire che il caffè filò nasce in Francia nel 1992 ad opera di un filosofo, consulente filosofico, Marc Sauter, che riprende la tradizione illuministica dei caffè letterari, dei salotti letterari e filosofici, cioè discutere di argomenti non soltanto filosofici ma anche di grande attualità in un contesto pubblico, come può essere un caffè, come può essere una biblioteca, un luogo pubblico. Il caffè filò dalla Francia si è poi esteso come esperienza in tutto il mondo e anche in Italia, e noi abbiamo pensato di fare un'esperienza di caffè filò a Bolsena, in un luogo che è la Librosteria Le Sorgenti, nella quale tante attività insieme abbiamo realizzato, dico insieme, come club per l'UNESCO Viterbo Tuscia. È chiaro che trovandoci in una librosteria abbiamo pensato che il caffè filò di Bolsena si dovesse chiamare Osteria Filò, perché non è necessariamente il caffè che si può consumare stando a tavoli insieme e parlare di filosofia, ma un vino, un tè, tutto quello che consente poi alla libreria anche di portare avanti il suo impegno nel campo della cultura, che è davvero molto rilevante. Sì, infatti seguiamo la librosteria di Bolsena. E tu fai parte anche del club dell'UNESCO a Viterbo. Come si concilia l'essere presidente del club dell'UNESCO con il filosofo? Che cosa li accomuna? Ma intanto c'è da dire che i club per l'UNESCO nascono per promuovere lo spirito dell'UNESCO, che è l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di cultura, di formazione, di comunicazione, in un'ottica di promozione dei diritti umani, della pace, della solidarietà, cioè in un'ottica universalistica. Per cui a tutti gli uomini si debbono riconoscere pari diritti, pari diritto anche alla ricerca della conoscenza. Ecco, la filosofia è proprio questo, è questo richiamo all'universalità, alle domande sulla propria vita, sulla propria esistenza che accomunano tutti gli uomini. E grandi filosofi hanno dato un contributo a questo ideale di pace e di convivenza universale tra i popoli. Penso, per dire di un filosofo a me molto caro, a Immanuel Kant, l'autore della Pace Perpetua, uno dei testi che stanno alla base delle politiche di costruzione di un mondo comune nel quale far convivere la polifonia delle fedi, delle visioni del mondo, dei punti di vista. Quindi mi è sembrato abbastanza naturale che per chi si appassiona di filosofia
un impegno anche nel campo della promozione dei diritti, del dialogo tra le culture. Il motto dell'UNESCO è che la pace si costruisce prima di tutto nelle nostre menti e la filosofia può dare un contributo fondamentale per costruire la pace nelle nostre menti e nelle nostre vite. L'ultima tua produzione è Freud, un filosofo dietro il divano. Raccontaci questa tua ultima fatica. Sì, questo libro su Freud è evidentemente in linea con il lavoro di questi anni volto a recuperare la dimensione della filosofia come cura di sé. E la psicanalisi del resto può essere interpretata anche come una delle ultime modalità attraverso cui nella storia del pensiero gli uomini hanno ricercato la cura di sé, una modalità appunto per guarire, tra virgolette, perché poi vorrei anche mettere in evidenza una differenza tra l'approccio filosofico e l'approccio della psicoterapia. La filosofia non ha la pretesa di curare in senso terapeutico, così come il paradigma dominante di oggi ci propone. La filosofia è una cura di sé, che significa un prendersi cura dei propri problemi, della propria visione del mondo, delle proprie convinzioni. Una cura dell'anima? Una cura dell'anima. Del resto tutta la filosofia antica era sempre, si posizionava su questo crinale tra medicina e filosofia. La medicina come cura del corpo, la filosofia come cura dell'anima. È un modello che è presente in tanti grandi autori del passato. Io l'ho rintracciato anche in un filosofo molto vicino a noi, anche perché è nato a Volsini, l'antica Bolsena, è la mia città di nascita dove vivo. Parlo di Musonio Rufo, che nei tempi in cui la filosofia a Roma, Seneca in particolare, l'allievo di Musonio Rufo Epitteto, si occupava appunto di cura dell'anima, di ricerca della serenità. E, ecco, ha questa dimensione. Ma hai scritto un libro anche su Musonio Rufo? Sì, questo parliamo anche di questo libro. Su Musonio Rufo era in qualche modo un impegno a cui dovevo dare una risposta. Musonio Rufo è un filosofo che vive nell'età ellenistica, un periodo in cui la concezione della filosofia come cura di sé è particolarmente forte, particolarmente radicata. È un filosofo di cultura e di formazione etrusca, quando ormai il mondo etrusco era stato sopraffatto dai vincitori romani, ed è un filosofo che guarda alla grecità, guarda Socrate. Non a caso è stato definito Socrate romano e non a caso anche è stato definito un femminista romano, un campione del femminismo romano. Quindi il precursore. E questa è davvero una novità che non si può spiegare se non chiamando in causa anche la formazione etrusca di Musonio, perché noi tutti sappiamo che presso gli Etruschi la concezione della donna era molto più avanzata rispetto alla tradizione greca e romana. Le donne potevano filosofare, questo Musonio lo dice con chiarezza. È vero, già Epicuro ammetteva le donne, gli schiavi, nella propria scuola, però Musonio lo fa con una attitudine, con una forza nuova, e questo sicuramente gli deriva dalla tradizione etrusca e dalla concezione etrusca della donna, che i greci, i romani guardavano con una certa diffidenza, come sappiamo da tanti scrittori. E quanti libri hai scritto in totale? 6-7 libri, adesso non ricordo con precisione. Gli autori di cui mi sono occupato e i temi in particolare che ho affrontato sono quelli della filosofia della conoscenza, quindi la filosofia della scienza, Karl Popper, Immanuel Kant. E però in quest'ultimo periodo mi sono interessato soprattutto alla dimensione della filosofia come cura di sé, e quindi si spiega l'interesse per Musonio Rufo e si spiega anche l'interesse per Freud, che in fondo non fa che spingere in avanti questa tradizione della filosofia come ricerca della guarigione, come cura di sé.
C'è un altro libro in cantiere? Alcune ricerche che sto portando avanti. Mi piacerebbe dare consistenza ad un progetto che è quello di ricostruire il genius loci filosofico della Tuscia, se si può parlare di genius loci filosofico, cioè lo spirito, il carattere della riflessione filosofica nella Tuscia, proprio tenendo presente quest'idea della filosofia come coltivazione di sé. Detto di Musonio Rufo, e su quel tema credo di averlo affrontato in maniera per me esauriente, ma si potrebbe parlare di Bonaventura da Bagnoregio, San Bonaventura, che già in un contesto nuovo, il contesto cristiano in cui ormai la filosofia non è più esercizio spirituale ma è ancella della teologia, perché alla teologia e alla religione è riservato il compito di portare avanti la crescita spirituale degli uomini, però ancora in quel contesto mantiene delle modalità di esercizio spirituale tipiche del mondo ellenistico: la contemplazione della natura fuori di noi, il ritorno in noi, quindi all'interno dell'anima, e poi l'elevazione al di sopra di noi, l'andare oltre di sé. Poi si potrebbe aggiungere Egidio di Viterbo, lì il contesto è quello neoplatonico, umanistico, in cui la centralità dell'uomo, quindi della promozione della umanità, della coltivazione di sé, è molto forte. Da ultimo mi piacerebbe dedicare più attenzione alla dimensione filosofica di un personaggio come Vicino Orsini, committente del Sacro Bosco di Bomarzo, quel bosco in cui è evidente che la preoccupazione di Vicino Orsini ha a che fare con il domare i mostri interiori che sono all'interno della nostra anima. Quindi è una dimensione della filosofia come coltivazione di sé che faccia perno anche sulla formidabile caratteristica paesistica della Tuscia, in cui l'agricoltura, la coltivazione di sé, oltre a fornire metafore, immagini per parlare della fioritura dell'umanità, della coltivazione, tutti termini che richiamano il mondo dell'agricoltura, però è anche l'agricoltura una dimensione quotidiana della nostra vita, forse quella, come diceva Musonio Rufo, più adatta alla riflessione filosofica. Luciano, parliamo del caffè filosofico. Avete già fatto un incontro e com'è andato? Com'è la partecipazione della gente? Ma è stata un'esperienza veramente coinvolgente, che a me anche ha sorpreso di quanto bisogno di incontrarsi, di parlare ci sia. Il primo incontro l'avevamo fissato il 17 febbraio, un venerdì 17 febbraio, e era il 417° anniversario della condanna a rogo di Giordano Bruno, quindi abbiamo preso quella data per partire con il nostro caffè filosofico, l'Osteria Filò. Il tema scelto era un tema di carattere introduttivo, avevamo scelto, si voleva introdurre alla filosofia, che sappiamo significa amore della sapienza, e il titolo era Amore della sapienza e sapienza dell'amore, quindi il tema era l'amore. E siccome lo facevamo nel giorno in cui ricorreva l'anniversario della morte di Giordano Bruno, avevamo preso anche come riferimento una frase di Giordano Bruno, che dedica molte pagine all'amore e all'eros, una frase che diceva sostanzialmente che l'amore svela a noi chi siamo, chi sono gli altri e che cos'è il mondo. Una frase, adesso la citazione precisa non la ricordo, però il senso era questo. È stata un'occasione veramente interessante, si è svolta con una mia breve introduzione e poi con una azione da moderatori sia mia che di Katia, che è la libraia la libraia della librosteria. È stato un dibattito molto interessante, con tanti interventi, con tanta voglia di parlare. Il caffè filosofico prevede
semplicemente alcune regole che tutti devono rispettare. Intanto di cercare di ascoltare, soprattutto ascoltare il punto di vista degli altri, di esprimere il proprio punto di vista in maniera per quanto possibile organizzata, coerente, con brevi interventi, senza sovrapposizione di voci, quello che siamo abituati a vedere solitamente nei talk show. E si è svolto così, con questa amicizia tra le persone che partecipavano. Questo è stato il primo incontro. Il prossimo si svolgerà venerdì 24 marzo, quindi a distanza di un mese, non siamo riusciti perché a dare. Questi incontri sono mensili. Sì, mensili, non siamo riusciti a dare una frequenza più serrata, però credo che sia vada bene. Il tema del prossimo incontro parte da una frase di Michel de Montaigne, che dice che filosofare è imparare a morire. Siamo ancora in un contesto di introduzione alla ricerca filosofica, con una affermazione che risale chiaramente a Platone, al Socrate del Fedone, in cui si dice che filosofare è esercizio, apprendimento del morire. E Montaigne, da par suo, commenta in un capitolo dei Saggi, dicendo che chi insegnasse agli uomini a morire insegnerebbe loro a vivere. Quindi non è più la dimensione della morte che richiama l'immortalità dell'anima, la nuova vita, ma è invece l'aprirsi ad una modalità di vita più autentica, più consapevole, più rispettosa della cura di sé e della cura degli altri. E vedremo che cosa verrà fuori da questo incontro. Allora, appuntamento alla Librosteria Le Sorgenti a Bolsena, venerdì 24 marzo alle ore 17. Luciano, grazie per il tuo intervento, che è stato veramente interessante, e ci diamo appuntamento alla Librosteria. Grazie a te, Stefano. Anche se con la vacanza in Salento prendo tempo dentro me, non vivo più senza te. Anche se ora signora per bene ignora le mie lacrime, e le mie mani va su, la sua bocca punta sempre più a sud, e la mia testa fa no signora, no mi piaci, no signora, no mi piaci, no signora, no ti prego, no signora, no non vivo più senza te. Anche se tanti papaveri rossi come sangue inebriano, non vivo più senza te. Anche se la luce cala puntuale sulla vecchia torre a mare, sarà che il vino cala forte più veloce del sole, sarà che sonno è come un dolce che non riesce a evitare, sarà che ballano sta pizzica. No signora, no mi piaci, no signora, no mi piaci, no signora, no ti prego, no signora.
mani, le mie mani, le mie mani va su, la sua bocca punta sempre più a sud, e la mia testa, fa. No signora, no, mi piace. No signora, no, mi piace. No signora, no, ti prego. No signora, no, succedono le cose, poi succedono, il mondo è un buco piccolo, ci si ritrova. Anche se, con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me. Non vivo più senza te, anche se, la solitudine è nera e non è sera, la solitudine è sporca e ti divora, la solitudine è il suono che si sente senza te. We'll be right back.
Radio Tuscia Events. Salve a tutti, benvenuti a Radio Tuscia Events, alla nostra consueta rubrica di diritto. Io sono Pierangio, sono avvocato iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo. Durante la scorsa puntata abbiamo parlato del reato di diffamazione previsto dall'articolo 595 del Codice Penale ed oggi andremo a trattare di due forme aggravate di questo reato di diffamazione, quella a mezzo stampa e quella a mezzo internet. E riguardo quest'ultima ci soffermeremo in particolare per quanto riguarda il reato di diffamazione sui social network e su Facebook, fenomeno purtroppo quanto mai diffuso. Quindi la sigla, tra breve cominciamo. 3, 2, 1, 0. Su Radio Tuscia Events, diritto in pillole, la rubrica che ti aiuta a difenderti. Rimani in ascolto. In particolare oggi trattiamo della diffamazione a mezzo stampa e a mezzo internet. Allora, partiamo dalla diffamazione a mezzo stampa. Nella scorsa puntata abbiamo dato la definizione del reato di diffamazione previsto dall'articolo 595, che ricordo sia quando chiunque comunicando con più persone offende l'altrui reputazione. Medesima norma, al terzo comma, prevede un aumento della pena se l'offesa è recata col mezzo della stampa. Ora, come si evince appunto dalla lettura di quest'articolo, la diffamazione a mezzo stampa è un'ipotesi aggravata che prevede un aumento della pena proprio per il mezzo utilizzato che può raggiungere chiunque. Quindi non una cerchia limitata di persone come può avvenire per il reato base, non so, pensiamo alle maldicenze, chiacchiericci, un gruppo circoscritto di persone. E il mezzo utilizzato, la stampa, per quanto riguarda la sua nozione, occorre rifarsi all'articolo 1 della legge numero 47 del 1948, per il quale sono considerate stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione, siano esse periodiche o meno autorizzate o clandestine. Questa è la definizione di stampa. La previsione di questa fattispecie incriminatrice è un evidente limite alla libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, per la necessità però, che cosa? Di tutelare dei, in determinati casi, altri diritti che sono il diritto alla reputazione e all'onore. Quindi ci troviamo di fronte ad un bilanciamento, ecco, tra diritti contrapposti. La libertà di espressione ha un'estesa tutela in due norme di rango primario, l'articolo 21 della nostra Costituzione, ma anche l'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Vi leggo soltanto il primo comma di questo articolo. Recita così: ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione cinematografiche o televisive. E la norma continua. Quindi il
ti diceva appunto diritto di espressione, che corrisponde chiaramente per ciascun consociato al diritto di ricevere informazioni di interesse generale e a garantire quindi ai giornalisti l'esercizio della libertà di informazione. Il grado elevato di tutela chiaramente si deve al ruolo assai delicato ed essenziale che ha la stampa, l'informazione che svolgono nella società. E tant'è che in varie pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo la stampa viene definita watchdog, cioè il cane da guardia della democrazia. Quindi, ora detto cosa consiste la diffamazione a mezzo stampa e il fatto che la stessa rappresenta il limite alla libertà di espressione, dopo una breve pausa andremo a trattare di quello che è il diritto di cronaca come scriminante. A tra poco. Radio Tusha Heavens, la web radio in streaming nel mondo. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la noche. Pasado en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Haz un salud bebiendo. Radio Tusha Heavens. Diritto in pillole, la rubrica che ti aiuta a difenderti. Rimani in ascolto.
Ascolta Radio Tuscia Events in streaming in tutto il mondo. Scarica l'app e seguici in ogni momento della tua giornata. Ed eccoci di nuovo qua a Radio Tuscia Events, la nostra rubrica di diritto, e oggi parliamo di reato di diffamazione a mezzo stampa e a mezzo internet. Come abbiamo già detto, si tratta in sostanza di un approfondimento rispetto alla puntata precedente, in quanto trattiamo di due forme aggravate del reato di diffamazione. Il reato di diffamazione a mezzo stampa, abbiamo dato una sintetica definizione prima della pausa, ed ora andiamo ad evidenziare il rapporto, diciamo, con quello che è appunto il diritto di cronaca, cioè quando si ha il reato di diffamazione a mezzo stampa, quando vengono superati dei determinati limiti rispetto a quello che è il diritto di cronaca, che rientra nell'ambito poi della libertà di espressione sancita, come si diceva appunto prima, anche dalla nostra carta costituzionale all'articolo 21, oltre che all'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Ora, il diritto di cronaca è una scriminante, cioè una causa di esclusione dell'antigiuridicità del fatto. Perché l'esercizio del diritto di cronaca non sfoci, diciamo, appunto poi nel reato di diffamazione a mezzo stampa, devono essere rispettati dei determinati